Io ero un centrocampista, tipo Di Stefano. A me almeno in Francia mi hanno qualificato Di Stefano africano. E come Didi, quello del Brasile, e come Suarez. Insomma, io ho avuto, diciamo, l'onore, anche se all'epoca non ci credevo, che mi avevano classificato in mezzo a questi giocatori. Cioè che ero un centrocampista di valore. Per accorgermi che io ero un centrocampista di valore ho dovuto prima invecchiare, e adesso mi rendo conto che veramente ero un centrocampista di valore. Io sono andato a giocare in Egitto contro gli egiziani con la nazionale etiopica. E poi siamo andati a vedere una partita tra due squadre, le prime in classifica. E ho visto un giocatore con la maglia numero 9, con la maglia numero 9 addosso. E questo qui, da noi, il numero 9 doveva stare attaccante, perché lì una volta il numero, ti davano un numero, vuol dire questo numero era già un ruolo, e di là tu non ti dovevi spostare. Cioè, se eri il numero 11, stavi all'ala sinistra, se eri il numero 7, stavi sull'ala destra, e il 10 stavi leggermente indietro, il 9 doveva stare sempre attaccato. Poi i sistemi erano diversi all'epoca. Conseguenza anche il 10 e l'8 avevano altre funzioni, cioè facevano la spola. Allora io ho visto questo qui, lui arretrare e i due avanzare, cioè il numero 9 che tornava indietro e il 10 e l'8 avanzare. Ma quando sono tornato, io gli ho detto all'allenatore, gli ho detto guarda, ho visto la partita di quella squadra e giocavano così, così. E lui mi ha detto vediamo, provaci. Io sono tornato indietro e lì sono diventato centrocampista. Con gli anni 50 le Nazioni Unite decidono l'unità federale di Etiopia ed Eritrea. Luciano è cittadino etiope. Sarà l'imperatore Haile Selassie, tornato a sostituire le truppe di Sua Maestà Britannica, a incoronare la nazionale etiopica vincitrice della Coppa d'Africa del 1962. Quando noi abbiamo vinto la terza Coppa d'Africa, abbiamo battuto l'Egitto, gli africani si sono subito sollevati. Cioè, forse hanno capito che si poteva vincere, potevano vincere anche loro. In effetti, nel 64, il Ghana ha vinto la quarta Coppa d'Africa. E poi ha vinto anche la quinta Coppa d'Africa in Tunisia. Grandioso proprio, proprio sono momenti quando si vincevano i campionati e quando si vincevano partite importanti contro squadre straniere eccetera, era una cosa veramente incredibile, la gente lo sentiva e noi eravamo ammiratissimi, eravamo i più ben voluti e la folla si dimentica che io sono meticcio proprio per niente. Non gliene frega niente del mio nome, la folla, la gente, i tifosi, non è che vanno a vedere il meticcio, il nome, la razza. La gente ci ha applaudito, ci ha seguito, ci ha osannato proprio. Oggi io mi rendo conto che cosa significa per una nazione vincere un titolo importante. Siamo nella comunità eritrea di Milano, la più numerosa e attiva. Qui di solito si discute di politica e di futuro.
oggi si parla del vecchio calcio. È stato un grande giocatore. Lui nei primi anni del 60, precisamente nel 1962, nella Coppa d'Africa, quando hanno vinto la Coppa d'Africa, era il capitano ed è stato eletto il miglior giocatore d'Africa. Cioè, ha questa potenza, quando tira in porta, diciamo come allora Mihajlovic, non so come si può dire, cioè, è spaventoso quando tirava in porta. Era difficile buttarlo per terra. E l'impressione di avere un capitano eritreo in quella nazionale, con quella maglia? Per noi sportivamente è stato un orgoglio. E tuttora lo è. Bande usunda butamba, due nguru dottoru lwembe, tupanziga ilumbu, tupanziga ilumbu, o mayumbae, o elpef mbolwa, ni ulabie, namuratiao, e ni tulabie. È sempre ricordato, non è mai stato dimenticato, è un esempio, è un come simbolo. Detto, è un simbolo. Non è mai stato dimenticato. Manga Moni toujours, il avance dangereusement, à droite vers son coéquipier Kassongo. Kassongo évite un joueur, décoche un tir à deux terres et le passé. De la tête contre balle, passe maintenant sur Raoul, qui l'a tiré dans la tête, qui rate lamentablement cette balle. Reprise par Manga Moni, à hauteur de 19 qui tire, très joli arrêt, Kassongo sur la balle. È il 1968. Luciano viene notato da un italiano, uno di quei dirigenti che contano nel petrolio in Etiopia, e mandato a Coverciano per un corso intensivo da allenatore di seconda categoria. Questo qua. Sì. Dopo oltre 30 anni, Luciano Vassallo torna a Coverciano. Allora ai suoi tempi c'erano Veleno, il mitico centravanti dell'Inter, Vinicio, Picchi e Maldini, tutti i suoi compagni di corso. Vedi, 68, erano Italia campione. Possiamo dire anche che veramente eravamo i figli della guerra, ma che erano praticamente anche gente che cominciava a sentire il 68, la rivoluzione del 68, che era sicuramente un modo diverso di rapporto tra allievo e maestro. Cioè un rapporto che stava cominciando a cambiare, non che si arrivava ancora a dare del tu, ma che comunque c'era un rapporto diverso. Non era più il docente che stava in cattedra, faceva la sua lezione e andava via. Il docente doveva eventualmente colloquiare con gli atleti, in questo caso con i corsisti, per poter eventualmente apprendere e dare eventualmente gli insegnamenti. Io ricordo all'epoca avevamo grandi preparatori atletici, grandi, ti insegnano tutto, medicina, allenare, cioè Coverciano è una scuola di vita anche lì, chi deve intraprendere la carriera di tecnico. Fu cominciato ad aprire questo discorso degli stranieri perché pensavamo che la cultura calcistica italiana potesse essere in grado di dare qualche segnale anche all'estero, però non potevano, per ragioni interne federali, ricevere dei diploma. Potevano partecipare su indicazione della rispettiva federazione, partecipare ai corsi, e venivano poi evidentemente dato a fine corso un attestato di frequenza e di buon comportamento dell'allievo. Tu venivi dall'altra cioè, parte, dalla parte là. Quello là è il dormitorio. Ah, ho capito, il dormitorio stava là. Io sotto c'è la parte medica. Sì. Sì. Che c'era tutta quell'attrezzatura. Bravo. E ora è più grossa ancora, perché da mondiale in poi è stata fatta un'attrezzatura eccezionale.